Mi chiamo Beppe Caccia, vivo tra Venezia e Berlino. A Venezia sono stato un attivista dei centri sociali e poi consigliere comunale prima e assessore alle politiche sociali e ai rapporti col volontariato della città, dentro una sperimentazione municipalista che a Venezia abbiamo iniziato alla fine degli anni 90. Adesso sono un ricercatore, lavoro per la Fondazione Rosa Luxemburg di Berlino e per European Alternatives, a un tentativo di definire quali sono i concetti e la cultura politica del municipalismo e di costruire anche una mappa delle esperienze municipaliste, in particolare nelle città europee. Ma Barcellona è sicuramente in questo momento la punta più avanzata, sia dal punto di vista simbolico che dal punto di vista materiale del municipalismo su scala globale. Qui i tre elementi fondamentali del municipalismo, cioè una forte dinamica sociale, movimenti sociali capaci di innovare i loro linguaggi e le loro pratiche, sono stati capaci di costruire una piattaforma politica civica e con questa piattaforma politica civica sono stati capaci di conquistare il governo locale e di sperimentare delle politiche alternative nel governo della città. Da questo punto di vista, certo, credo sarebbe sbagliato parlare di modello, ma è sicuramente, insieme a tanti altri, un esempio della possibilità concreta di trasformare sul piano locale la propria realtà sociale. Al momento Venezia è una città che è governata da un populista di destra. L'attuale sindaco è un imprenditore, un padrone, la cui attività è la gestione della più importante catena italiana di agenzie del lavoro interinale, il lavoro in affitto, la moderna schiavitù del lavoro. E sta governando la città distruggendo quello che le precedenti esperienze avevano costruito dal punto di vista del welfare, dal punto di vista della conquista materiale di diritti civili e sociali all'interno della città, e sta appoggiando progetti che sono, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista dell'equilibrio della laguna, sono progetti devastanti, distruttivi. Come per esempio lo scavo di nuovi canali per consentire alle grandi navi delle crociere, alle grandi navi del settore croceristico, di poter arrivare fin dentro la città antica. Nonostante questo governo alla Trump della città, Venezia continua a essere un luogo molto vivace dal punto di vista delle dinamiche associative, delle dinamiche di movimento, delle dinamiche sociali. È una città dove ci sono numerose case occupate per tentare di rispondere al diritto all'abitazione che in una città turistica come Venezia viene negato a molte e a molti. Ci sono lotte importanti contro le grandi navi e contro un modello turistico che sta distruggendo il tessuto sociale stesso della città. Venezia è stata il luogo dove soltanto due mesi fa c'è stata una grande marcia di migranti e di italiani solidali per il diritto alla libera circolazione contro ogni frontiera, per un diritto a un'accoglienza diffusa e dignitosa di chi arriva sulle coste d'Europa, sul versante nord del Mediterraneo. Quindi, nonostante il suo attuale governo, Venezia continua a essere una città senza paura, una città dove esiste ed è radicata una cultura cosmopolita dell'apertura, dell'accoglienza, dell'incontro tra popoli e genti diverse.
Io credo che in questo momento, quando parliamo di municipalismo, parliamo di una delle grandi alternative che stanno in campo di fronte alla situazione estremamente drammatica che si sta vivendo a livello globale. Il municipalismo è autogoverno.